Bene ragazzi, quindi benvenuti in questo, noi siamo qua in questo video per andare a parlare di calciomercato. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace. Allora ragazzi, quindi diverse notizie di calciomercato, diciamo non come gli scorsi video, un pochino meno, però ce ne sono comunque diverse interessanti. Partiamo quindi dalla Serie A, perché Caicedo rimarrà alla Lazio. Il direttore sportivo della Lazio, Tare, ha chiuso una cessione dicendo proprio che Caicedo non lascerà la Lazio, quindi comunque a meno che di clamorosi scenari Caicedo rimarrà. Si parlava comunque di Fiorentina, quindi tra l'altro era anche vicino alla cessione in estate, alla fine è rimasto e quindi secondo quello che dice il direttore sportivo rimarrà comunque fino alla fine della stagione almeno. Poi parliamo anche di Udinese, perché si punta a un rinforzo per quanto riguarda la difesa. Si infatti segue Ben Davis, difensore classe 95 del Preston, che è in scadenza e quindi comunque potrebbe arrivare a zero in estate. Giocatore che comunque interesserebbe, potrebbe essere un colpo inglese, visto che comunque sappiamo che la famiglia Pozzo, che è il presidente dell'Udinese, è anche presidente del Watford in Premier, in Championship in realtà, e quindi comunque questi giocatori un po' li segue, quindi vediamo un po'. Comunque potrebbe essere un colpo interessante. Parliamo però anche di Serie B, perché il Monza sarebbe su due profili. Allora, si parla ovviamente per quanto riguarda il ruolo dell'esterno alto di Pippo Falco e di Ricci, giocatori che, come vi dicevo, potrebbero essere in uscita, ne avevamo già parlato. Ricci, che comunque ex Spezia, ex Crotone, ex Benevento, attualmente al Sassuolo, potrebbe scendere in Serie B con la maglia del Monza, comunque il Monza sarebbe interessato, e anche su Pippo Falco, giocatore che comunque piace a tante squadre, in Serie A, all'estero, lo Stella Rossa che sarebbe interessato, quindi attenzione. Ma comunque per ora il Monza avrebbe, anzi il Lecce avrebbe rifiuto un'offerta del Monza proprio, quindi vediamo un po' come si evolverà la situazione Pippo Falco. Per il resto parliamo anche di Serie C, perché ci sono due ufficialità. La prima è ufficiale, Currarino al Monopoli, quindi colpo in casa Monopoli, centrocampista classe 92 che quindi firma con il Monopoli, arriva a titolo definitivo dall'Entella, firma tra l'altro un biennale con il Monopoli, quindi colpo per quanto riguarda i reparti centrocampo, rinforza un pochino il reparto, giocatore comunque sicuramente di buon livello per la C, vediamo se riuscirà a dare una mano importante al Monopoli. Per il resto ufficiale anche la rescissione contrattuale di Fouls con il Como. Como che tra l'altro nella sessione scorsa di calciomercato ha preso diversi giocatori inglesi, tra cui anche Fouls, che però oggi, anzi in realtà, ha rescisso il contratto quindi con il Como. Quindi a questo punto è svincolato, vediamo se ritornerà in Inghilterra o cose del genere. Per il resto, ragazzi, altre notizie, parliamo anche di Novara, perché ci sono tre giocatori che interessano per quanto riguarda la fascia, soprattutto la fascia sinistra, quindi terzini sinistra. Si punta a Valeux, terzino classe 99, che è attualmente alla Casertana ma di proprietà della Roma, giocatore che piacerebbe a diverse altre squadre. Poi si punta anche a Brivio, terzino classe 98 della Triestina, e anche a Imperiale, terzino classe 99, attualmente alla Carese ma di proprietà dell'Empoli. Quindi tre profili comunque, tutti e tre molto giovani, che possono andare a rinforzare quindi quella che è la fascia sinistra del Novara. Quindi attenzione. Poi per il resto chiudiamo, per quanto riguarda le notizie di calciomercato, con Limolese, perché Limolese vorrebbe andare a rinforzare quello che è il reparto offensivo. Infatti per quanto riguarda gli esterni si punta a Bentivegna, esterno della Juve Stabia, che comunque sta trovando poco spazio e che potrebbe andare a rinforzare quindi Limolese, che comunque è la ricerca quindi di un esterno. Quindi attenzione, perché sembrerebbero esserci stati dei contatti, ma per ora ancora niente. Per il resto, ragazzi, chiudiamo però anche con la questione positivi, perché intanto ci sono stati trovati dei positivi al City, positivi due giocatori e un membro dello staff. Ma parlando di positivi, parliamo di Milan Juventus, che è sicuramente una partita molto importante in campionato, e anche per le positivi, perché ci sono due positivi alla Juventus attualmente, che è partita per Milano, quindi si giocherà la partita a meno che di clamorosi scenari, però per ora comunque è partita per Milano la Juve, solamente Cuadrado e Alexandro positivi. Ma attenzione, perché stamattina sono stati trovati Rebic e Krunic al Milan, quindi attenzione, perché attualmente comunque entrambe non hanno due giocatori proprio per questo motivo. Quindi vediamo un po', comunque la partita non dovrebbe essere a rischio, anche se, ripeto, entrambe avranno delle defezioni in questo senso, però per ora sicuramente è un argomento, cioè sicuramente una partita veramente importante che rischia di essere inviata, ma sinceramente per ora non penso. Quindi a questo punto, ragazzi, io mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!